Cari amici, bentornati a quest'altra nuova puntata. Oggi vi voglio far vedere un cabinato che ho riscoperto di recente. Io pensavo di averne visti tanti di giochi psichedelici come Polybius, ma questo che vi sto per mostrare è ancora più psichedelico di Polybius e dannatamente divertente, non avete idea. Provate a dargli una possibilità, soltanto che è la traduzione, quella che vi sto per dire, di Caccia nel tunnel. Nell'anno 1982, lo stesso creatore del gioco Battlezone, che ve ne ho già parlato, portò in sala giochi un cabinato talmente strano e bizzarro, ma allo stesso tempo divertente. Si chiama Tunnel Hunt. Storia non ne parliamo, non c'è. Ma vediamo invece gli aspetti tecnici del titolo, vedendo la grafica per prima cosa. E graficamente com'è? Beh, è un gioco del 1982, non è che possiamo aspettarci una grafica all'ultimo grido. Abbiamo l'ambientazione spaziale, che è semplicemente un tunnel quadrato, che del resto non è realizzato male. È un continuo susseguirsi di quadrati che vengono verso di noi, che si ingrandiscono mano a mano che andremo veloci. E anche le navi nemiche che verranno contro di noi, che sono proprio i TIE Fighter di Star Wars, sono discretamente disegnati, sono semplicemente delle macchiette di colore lampeggiante che vengono verso di noi, ma del resto comunque sono carini da vedere. Graficamente il gioco è semplice ma azzeccato. Invece, per quanto riguarda il sonoro, anche qui dobbiamo dire che il gioco è semplice nella sua struttura. Abbiamo soltanto due effetti sonori, uno quando spariamo i colpi e quando esploderanno i proiettili e i nostri avversari. Niente di che. Niente colonna sonora. Questo gioco è silenzioso, perché se ci fosse stata una colonna sonora il giocatore si sarebbe deconcentrato. Infatti è giusto che ci sia silenzio assoluto. Invece, per quanto riguarda la giocabilità, qual è lo scopo di Tunnel Hunt? Niente, semplicemente sparare agli avversari che ci vengono davanti a noi. Noi abbiamo soltanto due propulsanti, uno per sparare i colpi e un altro per attivare lo scudo. Però dovete tenere presente che se usiamo troppo il lanciaproiettili si bloccheranno per qualche secondo per via del surriscaldamento, quindi dobbiamo usarlo con cautela. Invece, per quanto riguarda lo scudo, possiamo usarlo quando ci pare, soltanto che si adeguerà alla temperatura della nostra navetta, quindi se è troppo calda non si potrà più attivare, dobbiamo aspettare che si raffreddi. E come possiamo farlo? Semplicemente evitando le pareti del tunnel, altrimenti addio, siamo fregati. Quindi, cari amici, dovete stare molto attenti quando giocherete, ma dovete tenere presente che i tasti direzionali dovete usarli per muovervi all'interno di questa ambientazione psichedelica che va velocissima, a tal punto che non riuscirete a capire dov'è il punto di uscita, cioè non ci capirete un bel niente. Dovete semplicemente sopravvivere agli avversari che abbiamo davanti, che certamente non hanno l'intelligenza artificiale ben studiata, ma il vero problema è quel tunnel che va sempre a destra e sinistra, su e giù, a zig zag, tutte le volte, e mano a mano che andremo più veloci andrà sempre più veloce e alla fin fine impazzirete. A me è già successo, ragazzi, non è facile. Quindi che dire, ragazzi? Questo gioco non è mai stato convertito per nessuna console, ma è un titolo molto divertente e sicuramente vi acchiapperà se volete uno sparatutto spaziale un po' diverso dal solito. Beh, questo è tutto, cari amici, vi aspetto alla prossima. Ciao ciao!
Thank you.